Ciao ragazzi, allora siamo qui per spiegare la bellezza di come chiudere e aprire il nostro trampolino di Super Jump. Allora, diversi di voi potete notare che quando le apri e chiudi, si possono disinserire una molla. Questa si chiama la molla, questa si chiama la corna di bue e questo è il perno. Ok, allora il mio consiglio è, quando siete da soli, sono molto robusti, sono professionali e sono bella intenzione, perché la tensione deve essere giusta per non essere troppo morbidi, che se sono troppo morbidi ti potrebbero pronare le ginocchia, se sono troppo duri ricordate come si saltare per terra. Allora, le gambe sono 100% premontate, tutto il prodotto è premontato, arriva a casa tua montato al 100%, tutto quello che devi fare è aprirlo, ma prima di aprirlo vi invito di, aspetta, me la chiudo così ti faccio vedere, e lo apri. Lo appoggi la mezzaluna, ok? Ci sono una ganache, ok? Ve le faccio vedere le ganache. La ganache più, diciamo, la parte più grande va appoggiata a terra. Apri e guardate le molle per accertarti che sono innescati dentro quel perni, ok? Dopodiché mi tengo il piede più lontano, sulla mezzaluna più lontano, ok? E spingo e metto in tiro il tappeto, aspetta, ok? Sì, lo faccio così, ok? Vado avanti, lascio la mano, guarda, non la devo neanche accompagnare perché lui andrà in tiro da solo, bam, ok? Perché la stuoia va in tiro da solo, così, con calma, provate di controllarlo. L'altra cosa è che, se non vi sentite sicuri, la cosa è meglio di farlo in due. Per chiudere un trampolino in due, immaginate di avere un'altra persona con me, ci sono le, diciamo, le giunture, ok? I snodi della chiusura, ok? La ganache. Io mi metto da questa parte più lontano dalla mezzaluna, e mio compagno, compagna, amica, sorella, fratello, chi è, dall'altra parte appoggiando il piede. Ed insieme, ci pieghiamo e chiuderemo il trampolino insieme. Siccome il trampolino vuole chiudersi velocemente perché è elastico, perché ci sono le molle, tu devi non avere paura di chiuderlo, lo devi fare con calma, ok? Lo apro e poi la controllo, la tengo, cioè c'ho il muscolo che è, diciamo, in tensione qua, non lo faccio a vuoto, lo faccio con intento, ok? Questa è l'altra cosa, così la possiamo aprire, possiamo chiudere. Altra cosa che voglio farvi vedere è che questo grigio che vediamo sulla struttura è la galvanizzazione. La galvanizzazione ci aiuta a proteggere il trampolino dal ruggine, non vuol dire che è 100% anti-ruggine, perché il metallo può sempre arrugginirsi, però ci aiuta a proteggere la struttura. Il mio consiglio è di non lasciarlo fuori in terrazzo, non lasciarlo sotto, diciamo, o vicino un fonte di acqua o quant'altro, perché comunque si potrebbe arrigidire. E l'altra cosa, se è possibile, non aprire e chiudere il trampolino, tenerlo sempre aperto, se è possibile. Se non è possibile, per carità, la puoi aprire e chiudere come ti pare, però tra me e te rimane molto più probabile che lo userai se rimane sempre aperto a casa tua, ok? Buon allenamento e ti vedo insieme, o vi vedrò insieme al prossimo tutorial.